Nel tiro con l'arco ci sono dei fondamentali. Come nel calcio, quali sono i fondamentali del gioco del calcio? Chi le sa? Dribbling, passaggio, stop. Sono tutti fondamentali. Nel calcio hanno codificato i caratteri fondamentali. Non c'è dubbio, non è che si può toccare la palla con la mano o io lo stop lo faccio col ginocchio. No, nelle scuole calcio ti insegnano a fare delle cose. Non si può minimamente dire ma però, non ci sono né ma né però, perché è stato codificato così. I fondamentali del gioco del calcio sono quelli. Lo stop si fa di piatto, la palla tac, deve stare lì, non si fa col ginocchio. Nel tiro con l'arco ci siamo evoluti dagli anni 70 e dagli anni 80. Apro una piccola parentesi. La Fitarco negli anni 70 aveva preso un grandissimo allenatore americano, un certo Johnson, nel quale gli Stati Uniti già avevano cercato di codificare gli aspetti fondamentali del tiro con l'arco già in quel periodo, e l'ha chiamato in Italia a insegnare. Peccato che Ferrari e Spigarelli, che erano fra i cinque arcieri più grandi del mondo, no, in Italia, tra i cinque, sei arcieri più grandi del mondo, se non fra i quattro addirittura, si sono rifiutati. Non è possibile che noi prendiamo in considerazione questi fondamentali, perché la nostra cultura, il nostro metodo ormai è troppo acquisito e non è più possibile. Il grave errore è stato quello di licenziarlo e di non impostare una scuola indipendentemente da quello che facevano Ferrari e Spigarelli, pure in modo eccezionale. Finalmente, dagli anni 90, con i coreani, si è stabilita una scuola mondiale di tiro con l'arco, di fondamentale. Quindi non ci si può più sgamare da quello. Ci sono delle cose che ormai sono consolidate al 100% anche dal punto di vista fisico. Quindi addirittura hanno utilizzato l'elettromiografia per capire i muscoli, come si muovevano nelle attività di tiro con l'arco. Quindi diciamo che i fondamentali sono stati codificati in modo che non ci sono più né ma né però, così si tira con l'arco. È il modo migliore per il corpo umano, per ora è il modo assolutamente migliore per poter tirare. Quindi vedremo le fasi fondamentali del tiro con l'arco legate all'arco nudo quali sono, e non ci dobbiamo discostare da lì, non c'è dubbio su questo. Dov'è le differenze che molto spesso voi istruttori non percepite? È che vi soffermate troppo sulle sequenze di tiro fisiche, cioè su quello che si vede dal di fuori. La sequenza di tiro vera, legata ai fondamentali, è la sequenza dei pensieri che si formano durante il tiro. È sempre facile, adesso ne parliamo. Dei regolamenti ne parliamo dopo. Avete qualche dubbio sul regolamentare? Allora, intanto leggo cosa ho letto sul libro Total Archery di Kizzy Bee, tanto per dire, ormai è acquisito, parliamone non proprio, per quanto riguarda l'arco nudo, però è molto importante quello che dice, no? Perché questo dovrebbe essere scolpito, oltre a credere per riuscirci, anche questo. Il successo nel tiro con l'arco dipende dalla ripetitività. La ripetitività poggia su solide fondamenta. Una volta acquisiti completamente e completamente applicati, i fondamentali sono la chiave
per prestazioni di successo. I fondamentali devono essere alla base di una istruzione che vuole essere metodica per evitare di dover correggere un grave errore tecnico in un momento successivo. Quindi le personalizzazioni non possono esistere nella prima fase di apprendimento, non è possibile. Nella prima fase di apprendimento bisogna utilizzare i caratteri fondamentali. Quali sono gli obiettivi della moderna tecnica di tiro? Quali sono? Standardizzare la tecnica di tiro. Perché standardizzare la tecnica di tiro? Perché tutti devono partire con la tecnica giusta, migliorare l'assetto biomeccanico, ricercare soluzioni antropometriche adeguate, lasciare moderato spazio alle personalizzazioni. Sulle prime due sono più che logiche, quindi standardizzare la tecnica di tiro, quindi questo standardizzare la tecnica di tiro, che tutti devono parlare la stessa lingua, ma almeno nella stessa società. Sediamoci un tavolo e guardiamo un po' di manuali e qui lì dobbiamo andare a parare, Cioè non è possibile che diamo dei ma e dei però anche ai manuali, no? Perché io, se voglio diventare ingegnere, non devo dire però io se metto più cemento e metto più sabbia ottengo dei risultati migliori, no? Quella è la formula del calcestruzzo e per fare certe cose non devo dire ma però. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco, non ci sono. Ce ne sono più pochi di mai di però, quasi nessuno. Ricercare soluzioni antropometriche adeguate. Ricercare soluzioni antropometriche adeguate. Perché ricercare soluzioni antropometriche adeguate? Ma specialmente nell'arco nudo. Nell'arco olimpico e nell'arco compound le metodiche sono più semplici, perché in effetti gli ancoraggi, col compound ormai si sa un po' tutto, a parte avere 200 sganci nella borsa dell'arco e continuamente cambiarlo. Nell'arco nudo normalmente, e quando adesso parleremo di tecnica, si dà la cosa che vedo male, sempre male, è quella di avere l'ancoraggio standardizzato. Nell'arco nudo non si può, è impossibile avere un ancoraggio standardizzato, perché le misure antropometriche sono completamente diverse da ognuno di noi, quindi non possiamo avere un ancoraggio standardizzato nell'arco nudo, è impossibile averlo. Quindi chi dice mettiamoci col dito l'indice dall'angolo alla bocca dice una cazzata, perché può capitare una volta su 100.000 che vada bene. Quindi l'ancoraggio nell'arco nudo, adesso lo vedremo, perché ve lo faccio, è un argomento molto interessante, va ricercato con le misure antropometriche del vostro marciano. Come? Qual è uno dei fondamentali dell'arco? È l'equilibrio dinamico. L'equilibrio dinamico di un arciere arco nudo si ottiene con l'ancoraggio. Okay? Con l'ancoraggio biomeccanicamente efficiente. Cos'è la biomeccanica? La biomeccanica è quell'arte di ottenere economia ed efficienza muscolare, no? Quindi avere tutto nel modo più semplice. Allora, adesso io caricami l'acqua. Allora, intanto questo di 80 anni quello che ha poche libri, ma tanto poi metto un elastico. Allora, intanto sappiamo tutti, no? La sequenza di tiro, no? La sequenza di tiro di un arciere. Vedremo che
Allora, io ho messo giù delle voci, adesso non le possiamo proiettare, non abbiamo proiettore, ma ve le leggo, che sono quelle che ovviamente sapete un po' tutti, no? Posizionamento, incocco e string, contatto con l'attrezzo, pretrazione, allineamento, trazione, ancoraggio e trasferimento, controlli, mira, mantenimento ed espansione, che sono tutte e tre insieme, rilascio, follow through, rilassamento psicofisico, che possiamo anche definire reset, analisi del gesto e così via. Le possiamo anche vedere queste cose qua. Allora, intanto le ridico: posizionamento, incocco e string, contatto con l'attrezzo, pretrazione, allineamento, trazione, ancoraggio e trasferimento, controlli qualora ce ne fossero, mira, mantenimento, espansione, rilascio, follow through, rilassamento psicofisico. Un arco di legno? Non ti preoccupare, sono pronto a tutto. Allora, posizionamento. Beh, posizionamento è l'equilibrio statico, no? Sul posizionamento, io, per quanto riguarda l'arco nudo, io non andrei a cercarmi troppe rogne già da subito, quindi secondo me si è parlato troppo del posizionamento, quindi c'è stata la moda in cui i piedi dovevano essere sulla linea, dovevano essere in questa posizione, paralleli, posizione biomeccanica straordinaria, oppure il piede leggermente indietro, oppure no, perché così ruoto meglio. La posizione deve essere comoda. La posizione deve essere anche perché poi l'arco nudo deve fare l'altra fine, non deve fare l'altra, non deve tirare 140 frecce a 70 metri di un doppio 70 metri, che adesso pure c'è quello, deve tirare poi nel tiro di campagna, e nel tiro di campagna, credetemi, la posizione deve essere comoda. Io devo essere comodo. Anticipo già subito che la posizione, sia nel 3D che nell'anterefiglio, più consona ad essere comodi e biomeccanicamente anche dal punto di vista biomeccanico, avere performance per l'appunto dal punto di vista, è quella di tirare a piedi uniti o leggermente divaricati, ma uniti, quindi a piedi uniti. Perché a piedi uniti? In qualsiasi situazione. Allora, questo lo dico perché lo faccio, non perché mi sembra che sia così. Questo lo dico non solo perché lo faccio io, perché mi sono confrontato anche con campioni, mi sono confrontato con chi è bravo, ho avuto questa fortuna, non solo di imparare, perché queste cose qua non è che ci sia una docenza tale da dirmi te devi tirare, dai, con la sedia,
tirare così. Molto spesso sì, io vedo la gente che tirare così. Cioè io sono su una riva, piego un ginocchio e vedo tirare così. Sia in salita che in discesa. Sì. E qua cosa ottengo? Ottengo che ho scaricato completamente un piede, sono in equilibrio su una gamba sola. Cioè l'80-85% del mio peso ce l'ho sulla gamba sola. Se invece io fossi stato in questa posizione, e ricordiamoci che a piedi uniti riesco a posizionarmi su una superficie molto limitata, è molto ma molto più efficiente. E posso muovermi sia in discese estreme che in salite estreme, perché l'articolazione del bacino mi permette di farlo. In questa posizione qua, se io fossi in questa posizione qua, dovrei spostare la parte bassa, che credetemi non è da tutti, eh. Quanti allievi ventenni avete voi? Perché quelli riescono a farlo. Gli altri non riescono a farlo, non ce la fate. Se io mi dovessi mettere in questa posizione, o in questa posizione, che magari è anche più efficiente, io posso anche tirare in questo modo qua. Ma non riesco a farlo, non sono comodo. Non riesco a percepire quello che sono in grado di fare. Non mi funziona. Funziona invece a piedi uniti, sono in una piccola porzione, posso tranquillamente portare il bacino all'indietro e posso anche in discese non prendermi da nessuna parte, vedete? Questa è una discesa estrema, sono allineato. E lo stesso per quanto riguarda le salite. Vuoto solo il bacino. Cosa può cambiare? Può cambiare che forse, stiamo parlando di arco nudo, non di altri archi, può variare la ruota. Quindi questa posizione potrebbe non andare bene per l'arco olimpico, ma qua non stiamo parlando di arco olimpico. Stiamo parlando di arco olimpico? No. L'arco olimpico cos'ha che lo frena? Deve, ahimè, uscire dal clicker. E per uscire dal clicker deve curare questa famosa T, questo equilibrio nel quale l'allungo sia sempre costante. Invece il compound no, il compound, credetemi, nel tiro di campagna 3D non ha mai fatto la T in vita sua. Compound, plup, va a muro. Io non ho mai visto nessun compound che fa così, plup, bolla, tum. È a muro, in valle, e chi lo schioda? Lei? Deve stare comodo, deve solo sapere quando togliere in discesa, se lo sa prima, sa che 45 metri, 30 gradi di pendenza, tolgo 3 metri, però tiro a 42, sai. Nell'arco nudo, alla fine della fiera, potrebbe essere anche una sorta di compensazione, no? Il fatto di non preoccuparmi troppo di una T perfetta, perché se è vero come è vero che in discesa devo togliere qualche metro e in salita anche, se non forse alle volte aggiungere, ma perché questo? Perché è difficilissimo capire di avere lo stesso lungo. Allora, quante volte abbiamo tirato in discesa magari a 25-30 metri, una bella discesa così, e l'abbiamo tirata a 30 metri senza togliere niente? Perché abbiamo allungato di meno,
allungando di meno, allungando quel centimetro in meno, abbiamo compensato il fatto di dover togliere qualche metro. Dove sta l'arcano? L'arcano sta che è molto meglio per l'arco nudo privilegiare una postura corretta, ma stabile e facilmente ripetibile, che andarsi a cercare delle rogne su posture che sono difficilmente ripetibili e soprattutto non comode. Abbiamo approfondito questo argomento. Qualche domanda? Anche dicendo per me è tutto sbagliato. Come faresti te? No, volevo sapere una cosa. Mettiamo che stai sulla roccia in salita, quindi con i piedi piatti così non ci puoi stare. Io posso stare a piedi uniti su qualsiasi superficie. Sì, se stai in discesa, i piedi uniti, certo, non ci stai. Ricorda che le caviglie sono snodate, sai? Le caviglie sono snodabili. Sì, ma la gamba è sempre più corta dell'altra. No, assolutamente no. Pochissimo più corta, ma certo. Posso anche mettermi in questa posizione, per la carità. Benissimo, mi metto in questa posizione. Ma io quante volte mi alleno a questa posizione? Se io ho la possibilità di allenarmi tutti i giorni a questa posizione e so mettermi, non so come mettermi. È molto più semplice, credimi, muovere le caviglie. Che aveva una... Se io mi metto in questa, per carità, ma in questa posizione qua, io posso stare in qualsiasi posizione. È troppo, questo è troppo, non esiste questo. Non esiste. Ma vi assicuro che provate. In questa posizione qua, io sia in salita che in discesa, posso tirare tranquillamente. Perché è molto più facile allenarsi, ho molto più occasione di allenarmi così che non allenarmi e inventarmi una soluzione. È raro, magari qua avete la possibilità di allenarvi, ma credetemi, non dico una certa età, ma se non siamo atleti, che non corriamo, non facciamo attività fisica, le nostre azioni biomeccaniche delle nostre articolazioni non sono così semplici da essere efficaci. Quindi è molto più semplice, credetemi, utilizzare questo sistema. Io ve l'ho detto e provate. Non fatelo fare a tutti, se no poi magari mi battono. La tavoletta propriocettiva è bene che ce l'avete, è fatta nel modo giusto. Questo è il modo giusto di avere una tavoletta propriocettiva, un cilindro con 10 cm di diametro piatto, e questo mi permette di poter utilizzare il tiro sedute di allenamento di queste zone che io faccio metodologicamente. Andiamo puliti. Ecco, questo mi permette e faccio tiri questo genere qua. Questo è molto importante perché mi dà molta consapevolezza del mio equilibrio. Io devo avere il baricentro esattamente al centro del corpo e questo mi dà questa grande consapevolezza di avere il tiro. Questo fatelo. Fate. Qui adesso che parleremo anche un po' di metodologia spicciola sull'allenamento. Ancora qualcosa da chiedere? Comunque anche vi darò anche questo
che queste slide, in cui c'è scritto tutto, no? Quello che ho detto, no? Nel tiro di campagna PD, dove bisogna privilegiare una posizione comoda, piedi più o meno vicini, cercando sempre di portare parte del corpo verso le punte in modo da aumentare la stabilità, le solite cose, particolare attenzione alle scarpe. Anche per quanto riguarda le scarpe, apriamo una parentesi, che molto spesso vedo cose che fanno paura. Allora, io vedo continuamente calzature per il tiro di campagna 3D come se uno dovesse scalare l'Everest. Allora, la soluzione migliore, che non lo dico io, la soluzione migliore sono scarpe come queste o similari, quindi non a caviglia, non alte perché la caviglia deve essere mobile, non deve essere chiusa. Se proprio vogliamo, esistono delle scarpe alte, se proprio d'inverno entra, c'è la neve eccetera, esistono delle scarpe alte ma mobile, quindi non scarponi da ghiacciaio, come vedo scarponi da ghiacciaio terrificanti, suola rigida, no. Voi sapete benissimo, e chi è del mestiere lo sa meglio di me, che i recettori plantari sono di un'importanza strategica nel tiro con l'arco, cioè quello che io percepisco nei piedi è strategico. La propria accettività che proviene dai recettori plantari sono importantissimi per il mio equilibrio, e quindi io devo avere scarpe che mi tolgono anche quelle, come se tirassi con i guanti. Io non posso tirare con i guanti perché devo avere una percezione del punto pivot più possibile facile da ripetere. Quindi calzature, vi consiglio assolutamente calzature basse, ed estate tranquillamente con le scarpe da ginnastica. Non c'è nessuna ragione al mondo che io non uso scarpe da ginnastica. Dove mi è venuta questa intuizione? Da quando ho visto Del Cusin tirare il campione del mondo. Nelle pose più impervie del mondo c'aveva le scarpe da ginnastica. E da lì, chiedendo, capendo e provando, ho visto che effettivamente è la soluzione migliore, non c'è soluzione migliore. Poi è logico che se c'è quella situazione in cui sappiamo che quella gara le piazzole sono ripide, un tot bisogna scavare per poter avere una piazzola, una scarpa un pochino più robusta effettivamente forse ci permette di posizionarci in maniera migliore, no? Quindi sappiamo che dobbiamo preparare un pochettino di più la piazzola, ecco dove poi salta fuori che a piedi uniti siamo più predisposti ad essere comodi ed essere efficaci. Mi sono allenato, ho la tavoletta proprio accettiva, proprio per questo. La tavoletta proprio accettiva mi serve proprio per avere questo equilibrio a piedi uniti. Una volta che ho imparato bene a farlo, io a piedi uniti nel tiro di campagna, nel tiro del lì, mi posso mettere dappertutto. Non c'è posto al mondo dove io non mi posso mettere in modo semplice, comodo e poter tirare come mi sono allenato, quindi nel modo opportuno. Non ci sono poi che non so come mettermi e non so come percepire neanche l'ancoraggio. In cocco e string, parliamo, se non ci sono domande su questo, sulle scarpe, sul posizionamento. Una provocazione, certo. Allora, premesso che personalmente sono per un paio di scarpe leggere, che comunque il piede si muove eccetera eccetera, però una suola, non dico la caviglia, scarpa sempre comunque bassa, però una suola un po' più piccola.